Al via un nuovo anno di intensa attività sportiva per la SD Free Fox di Sala Consilina, che sabato scorso ha ufficialmente inaugurato la nuova stagione presso la palestra delle scuole elementari. Davvero grande l'entusiasmo con il quale le giovanissime pallavoliste provenienti da tutto il Vallo di Diano si apprestano a partecipare ai campionati Under 12, 13, 14, 16 e 18 e a quello di prima divisione sotto le insegne della Free Fox sui campi di Sala Consilina, Sant'Arsenio ed Atena Lucana. Quando siamo partiti un anno fa, l'intento era quello di cercare di unificare, insomma, sotto un'unica bandiera, diciamo, oppure in collaborazione tra le squadre, in maniera da poter offrire il meglio del Vallo quando si va a fare dei campionati provinciali o regionali, insomma. La rete che tutti auspicano anche per la politica nello sport e nella pallavolo è stata realizzata. Assolutamente, se non cominciamo da queste piccole cose non possiamo pretendere poi che si faccia in politica o a livelli più alti, insomma. Infatti Jerry, voi vi allenate e giocate in tre comuni del Vallo di Diano. Sì, noi al momento ci alleniamo e giochiamo sia nel comune di Sala che nel comune di Atena che a Sant'Arsenio. Le squadre giocheranno i campionati provinciali sia nella palestra delle scuole medie a Sala Consilina per quanto riguarda l'Under 14 e 16, Under 18 ad Atena Lucana, mentre la prima divisione giocherà a Sant'Arsenio. Abbiamo cercato un po' di includere tutti i paesi del Vallo in maniera che tutti possano poi godere di questo spettacolo bellissimo che è quello della pallavolo. Lo sport mette insieme tutto il Vallo di Diano. È vero, è molto bello e questo non ci può che fare onore. Attraverso lo sport l'associazione Free Fox, che utilizza anche impianti sportivi ad Atena, è riuscita a fare quello che noi molte volte nella politica non riusciamo a fare, quello di aggregazione, di trasmettere un bel messaggio quando vanno in trasferta. Sono presenti per dire che siamo presenti nel Vallo di Diano, siamo capaci e soprattutto fanno aggregazione. Lo sport unisce, ma io credo che il Vallo di Diano abbia necessità di essere unito anche in tante altre cose. Lo sport è un paradigma, nel senso che rappresenta la capacità migliore di creare unione, soprattutto perché riguarda i giovani, soprattutto perché riguarda le nostre forze migliori. Dovremmo imparare da questo.